Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick e voi siete su Gamerser TV. Quest'oggi siamo qui su Apex Legends e come potete vedere siamo qui in un gameplay in presa diretta, quindi non sentirete solo la mia voce e soprattutto vedrete anche la mia faccia, ma mi vedrete anche giocare in presa diretta. Detto questo, siamo qui per parlare delle top army di Apex Legends dalla stagione 5 ovviamente. Questo però top army, in realtà non sapevo se chiamarla top army o list army, però forse sta meglio come list army, anche perché parleremo di tutte le armi del gioco e gli darò una votazione a livello personale, quindi è possibile che magari voi pensiate ma guarda che è migliore questa rispetto a quella, che tu invece gli hai dato delle votazioni invertite, e poi lo capirete, sono cose appunto personali. Detto ciò, prima di cominciare il video vi volevo ricordare alcune cose, come iscrivetevi a questo canale perché ogni giorno esce un video alle ore 15, però ogni tanto escono video extra che escono al mattino o alla sera, però senza preavviso, quindi se non siete iscritti al canale ve li perdete. Detto ciò, se volete fare un passo in più addirittura potete anche iscrivervi e venire sul canale Telegram Gamerser TV, canale o gruppo. Nel canale pubblichiamo semplicemente il link del video, quindi le notifiche che è uscito un certo video, mentre nel gruppo si può anche chiacchierare, quindi ovviamente è consigliabile venire nel gruppo, ma se vi interessa, non vi interessa chiacchierare, potete andare direttamente solo sul canale. Detto questo, date un'occhiata anche ai video di Kira su questo canale. Vi ricordo che giovedì alle ore 15 uscirà l'analisi delle leggende con Bloodhound e direi che ho detto tutto, quindi possiamo cominciare. Quindi cominciamo subito con la P2020, ovvero l'arma che io reputo già la peggiore del gioco, quindi cominciamo subito con il piede giusto. Allora, la P2020 è una pistola di tipo leggero, di classe leggera, che usa munizioni, indovinate un po', leggere. Detto ciò, è una pistolina vagamente decente. Fa 13 di danno sul corpo e 20 in testa. Allora, diciamo subito le cose come devono stare. Allora, pro. Nessuno. I contro. Allora, intanto di base ha solo 10 colpi a caricatore, che non sono tantissimi, quindi finché non si trova un caricatore aumentato, con 10 colpi a caricatore effettivamente non si va molto distanti. Rincula un pochettino, ma è abbastanza controllabile, però senza un mirino è abbastanza inutilizzabile, almeno questo per me. Senza un buon mirino io non riesco assolutamente a prendere la mira con la P2020. Detto ciò, c'è una sola cosa che la salva leggermente, perché veramente quest'arma per me è un disastro su tutti i fronti, che è le munizioni Hammer Point. Con le munizioni Hammer Point quest'arma è in grado di fare un pochino più di danno. Come vedete fa 35 di danno al corpo. Adesso aspettate che togliamo lo scudo e vediamo in testa quanto fa. 53 di danno in testa, che quindi aumenta veramente tanto. Questo ovviamente solo quando lo scudo è tolto. Quindi diciamo che come contro ha, che di base fa veramente schifo, come contro di tutto questo discorso qua. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 le do 5. Le do 5 solo perché con le Hammer Point si salva, ma solo con le Hammer Point. Io non riesco a trovarle un senso se non con le Hammer Point. Detto ciò, passiamo alla seconda arma, ovvero la R45. Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, io le armi in realtà volevo farle per tipologia, quindi prima le pistole, poi i fucili, poi i cecchini, bla bla bla. Il problema è che so già che io probabilmente me ne dimentico qualcuna per strada, quindi ho deciso di fare prima tutte le leggere, poi tutte le pesanti, eccetera, eccetera, eccetera. Così spero di non dimenticarmene nessuno per strada. Detto ciò, torniamo a noi con la R45, ovvero la pistolina mitraglietta, l'unica pistolina mitraglietta perché l'alternator è considerato un SMG come potete vedere e quindi una mitragliatrice a tutti gli effetti. R45 è una pistolina mitraglietta che spara molto velocemente, ha un ratio di fuoco che è maggiore rispetto all'alternator ma minore rispetto alla R99. Se devo parlare dei pro, è appunto una pistolina che si adatta bene per gli scontri a corto raggio. Quando si è abbastanza vicino al nemico si riesce a sparare una quantità di colpi molto rapidamente in pochissimo tempo e quindi si può fare un sacco di danno. Ovviamente ha pochissimi colpi a caricatore, i quali finiscono subito dato che sono solo 16, ma con il caricatore massimo può arrivare a 25 ed ecco lì che con 25 colpi inizia a essere molto molto più potente. L'arma ha un rinculo molto molto alto, come potete vedere va in diagonale verso l'alto, e anche con lo stabilizzatore di canno la situazione non migliora tantissimo. Ovviamente migliora parecchio, ma bisogna riuscire a controllarla. No, lasciami la R, ripigliare le munizioni. Detto questo, anche il mirino di base non mi ispira tantissimo. Senza un mirino non riesco quasi a colpire un nemico.
Quindi se dovessi darle un voto da 1 a 10 a questa le do 6, giusto perché è un po' meglio della P2020, però non lo so, non mi piace tantissimo. Detto ciò, passiamo all'alternator. Allora, l'alternator è una mitraglietta. Ok, una mitraglietta leggera. Come vedete il mirino di base non è bellissimo, ha 19 colpi a caricatore, fa 12 colpi al corpo e 12 danni al corpo e 23 alla testa, il che non è male. Come ratio di fuoco spara abbastanza lentamente, però questo la rende molto precisa dalle distanze. Ora, molto se la compariamo alle altre armi di tipo leggero, quindi una R99, un'altra mitraglietta, quindi se la compariamo a un G7 Scout, ok, è più preciso il G7 Scout e qua su questo non ci piove. Detto ciò, il caricatore aumentato le porta i colpi a caricatore a 27, che iniziano a diventare veramente tanti. Come vedete l'arma rincula un bel po', ma se la si potenzia la situazione migliora nettamente. E anche con un bel mirino è ancora meglio. Come vedete si riesce a killare i nemici abbastanza rapidamente. Se devo darle un voto però le do un bel 7 su 10. Passiamo alla R99, come l'ho detto, 99. Allora, come vedete la R99 ha 20 colpi a caricatore, è una mitraglietta che spara molto velocemente, guardate, e quindi fa un casino di danno, ma dalle corte distanze. Dalle medie distanze già ha qualche problema, perché come vedete rincula parecchio e io adesso la stavo controllando, adesso vi faccio vedere un caricatore senza controllarla. Come vedete rincula tantissimo, quindi è un'arma che va bene solo per le cortissime distanze, quindi gli scontri tipo nelle case o comunque con squadre estremamente vicine. Lo stabilizzatore di canna e il calcio standard migliorano un pochettino la situazione, ma non più di tanto, quindi non vi aspettate che diventi un fucile da cecchino una volta che l'avete potenziata, ma ovviamente il caricatore leggero su quest'arma è la cosa che deve essere trovato proprio un must have. Quest'arma la cosa principale che abbia è il caricatore aumentato, perché con solo 20 colpi difficile riuscire che tutti e 20 colpi vadano a segno e quindi difficile killare un nemico. Mentre con già 27 colpi la situazione migliora parecchio. Come pro devo ammettere che è un'arma estremamente forte, dalle corte distanze probabilmente è la più forte, insieme ai fucili a pompa. Anche dalle medie distanze si comporta decentemente. Il problema è che comunque rincula tanto, quindi come contro dalle medie distanze si comporta decentemente ma non così bene. Quindi è un'arma che va bene per un certo tipo di gioco, quindi avere per esempio un R99 e una RE45 in partita non è proprio un'idea geniale, proprio perché sarete fortissimi dalle corte distanze, ma già dalle medie distanze, cosa che è molto normale su Apex, è un po' inutilizzabile. Se devo dare un voto, sinceramente anche questa le do un 7 su 10, proprio per la sua mezza inutilità su Apex, proprio perché la mappa è quasi sempre all'aperto. Passiamo all'R301, che invece è un fucile d'assalto. Come vedete ha 18 colpi a caricatore, fa 11 di danno al corpo, 14 di danno, scusate, e 28 in testa. Anche quest'arma ovviamente avrebbe bisogno del caricatore aumentato, perché così migliora nettamente, ma tutte le armi con il caricatore aumentato sono migliori, quindi di certo non è un must have averlo, ma su quelle leggere è proprio una cosa che va trovata velocemente, perché le rende nettamente più forti, perché con 28 colpi a caricatore è un'arma che è in grado di fare un casino di danni. Detto ciò, con i potenziamenti diventa molto 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 più forte, diventa veramente veramente importante, e con i mirini dalla lunga distanza, anche se si spara con calma, si riescono a colpire abbastanza facilmente i bersagli. Io questa R301 l'ho sempre apprezzata, però devo ammettere che in questa stagione 5 la trovo nettamente migliore. Non so perché, ma la trovo nettamente migliore. Se devo darle un voto, però le do un bel 8 su 10, proprio perché si adatta molto bene a questo gioco, sia per gli spazi aperti sia per gli spazi chiusi. Passiamo alla G7 Scout, un'arma che amo e odio allo stesso tempo. Perché? Allora, intanto partiamo subito dai contro con quest'arma. Non mi piace il mirino di base, non riesco quasi mai a usarlo. Ora vabbè, riesco a usarlo perché sono qui da solo in tutta tranquillità e contro dei manichini, quindi è facile usarlo. Però di base non mi ispira parecchio, tant'è che bisogna montargli un bel mirino 2x o 4x per renderla un pochino più un cecchino. Addirittura ai tempi su quest'arma si potevano montare proprio i mirini da cecchino e lì era la fine del mondo con quest'arma. Perché è la fine del mondo? Perché comunque spara molto velocemente. Comunque, se vedete,
È una specie di fucile da cecchino che però ha un ratio di fuoco molto elevato. Non ha un danno elevato, come vedete 34 al corpo e 60 in testa. Il rinculo va bene ad essere ridotto sia dalla canna che dal calcio standard, ma comunque non è altissimo. Cioè l'arma ritorna quasi sempre al suo posto. Il caricatore più piccolo è solo da 10 colpi, che comunque possono andare bene per fare un bel po' di danni, anche perché comunque per ricaricare non ci vuole molto. Però se la si sa usare, se si impara a usare bene, magari si trova i potenziamenti giusti, diventa veramente una bestia. Soprattutto se si trova sto grilletto a doppio sparo, che le permette con un colpo di sparare due colpi alla volta. E questo la rende nettamente più forte, ovvero è nettamente più imprecisa dalla distanza, perché come vedete rincula molto di più. Però dalla corta distanza diventa nettamente più forte, fa molti più danni, soprattutto perché spara due colpi molto rapidamente. Se devo darle un voto a questa, le do un 7 su 10, perché non è un'arma efficacissima, diciamo, però comunque è un'ottima arma. La Wingman è una pistola estremamente forte. Come vedete fa 45 di danno sul corpo e addirittura 90 in testa, quindi è un'arma veramente bestiale. Praticamente è al pari di un fucile da cecchino come danno. Poi non parliamo se le mettiamo la rigatura perforacranio, che aumenta i danni dei colpi alla testa a 101 e li diventa veramente con due colpi ti sciotta. Detto ciò, ha solo 5 colpi a caricatore, che ovviamente possono essere aumentati a 8 con il caricatore massimo, e questo è un bene perché in realtà un tempo potevano arrivare fino a 12 ed era veramente un qualcosa di indecente. Come contro, partiamo dai contro, non mi piace il mirino di base, io non riesco mai a usarlo quando sono in partita. Adesso ci riesco sempre per il discorso che sono qua tranquillo e contro dei manichini fermi, ma io in partita non riesco a usarla col mirino di base, ho sempre bisogno di almeno un mirino punto, giusto per saperla utilizzare bene. Però come pro ha veramente tanti pro, ovvero il fatto che 8 colpi a caricatore possono sembrare pochi, ma per quest'arma sono veramente tantissimi. La quantità di danno che fa è enorme. Se la si impara a usare, se si trovano tutti i potenziamenti, diventa ancora più bestiale, perché in realtà l'arma già di base è una bestia. E in più è un'arma che comunque è abbastanza maneggevole e si usa molto bene. Come contro, ecco, il contro più grosso di tutto, che mi sono dimenticato di dire, ed è quello che gli abbassa il voto, che ora ve lo dirò, è il fatto che è un'arma che è estremamente forte, però solo se la si sa usare bene. Ovvero, uno potrebbe dire, sì, bravo, sei un genio, tutte le armi se non le sai usare bene fanno schifo. Sì, però è molto più facile usare uno Spitfire, perché comunque si tiene premuto e si controlla il rinculo, rispetto a una Wingman, che invece bisogna essere molto precisi per riuscire a ottenere meglio. Quindi diciamo che se non la si sa usare, qualcosa si riesce a combinare, ma non tanto. Se invece si è bravi a usarla, si apre veramente il culo a chiunque. Detto ciò, io le do un voto di 6 su 10, solo per il fatto che è molto difficile da imparare a usare. La Spitfire. Allora, la Spitfire è un fucilone, è una mitragliatrice leggera in realtà, che spara veramente tanti colpi. E può sparare un casino di colpi in fila, tant'è che se le mettiamo il caricatore grosso arriva a 55 colpi a caricatore. Questo vi permette di fare una serie abbastanza lunga di raffica sul nemico. Come vedete, vabbè, adesso il nemico è morto, ma io posso continuare. Guardate, ha fatto tempo anche a respawnare, che l'ho richillato di nuovo. Questo perché appunto le si può tenere premuta giù e sparare tutti i 55 colpi. Allora, come pro ovviamente ha fino a 55 colpi a caricatore, però partendo comunque da 35, che non sono pochi. Il danno di base è 18 e il danno in testa è 36, che non è affatto male. Usa, vabbè, le munizioni pesanti che comunque si trovano abbastanza in giro, e le si può montare anche la canna e il calcio standard per ridurle nettamente il rinculo. Come contro possiamo dire che è un'arma che non spara molto velocemente, e in realtà anche con i potenziamenti al massimo come io ho in questo momento rincula parecchio. Detto ciò, devo mettere come altro contro il mirino di base, che a me non piace per niente e non riesco a vedere i nemici quando sparo, proprio perché questo circolino iniziale che vedete qui all'inizio mi rende la visuale un pochino molto chiusa, non riesco a vedere bene i nemici. Detto ciò, è un'arma buona ma non buonissima, le do un voto di 7 su 10 soltanto perché è molto semplice da usare, le munizioni si trovano facilmente,
Allora, arriviamo alla Prowler. La Prowler è un'altra SMG, in realtà l'ultima SMG perché le altre le abbiamo viste. Spara a raffica e spara 5 colpi a raffica. Come vedete, di base fa già comunque abbastanza danno e rincula anche parecchio tanto. Quindi diciamo subito, partiamo dai contro. Ha un rinculo molto elevato di base. Se non si trovano i potenziamenti adatti, rincula veramente tanto. E comunque anche con i potenziamenti rincula tanto, proprio perché è un SMG e le SMG rinculano parecchio. Detto ciò, ha anche un caricatore molto molto piccolo, che può essere aumentato fino a 35 colpi a caricatore. E questo assolutamente è una cosa da trovare, perché con il caricatore da 20 colpi difficilmente killerete qualcuno, perché bisogna prenderlo proprio con tutti i colpi. Detto ciò, è un'arma che non è facile da usare finché non si trova il selettore di fuoco. Ho sbagliato, ho tirato un pugno. E l'ho sbagliato, l'ho tirato di nuovo. A quel punto, quando mettete il fuoco automatico, l'arma rincula nettamente di meno e diventa molto molto più forte. Diventa una mitraglietta come le altre due. Detto ciò, consuma un casino di munizioni, quindi come contro possiamo anche mettere che consuma un casino di munizioni. E anche che il mirino di base non è propriamente preciso. Cosa dobbiamo mettere tra i pro? Beh, se le trovate un mirino che vi va bene, a me per esempio va già molto bene un mirino punto. Proprio perché non mi piace il mirino 2 per su una mitraglietta. Quindi già il mirino punto va molto molto bene. Se le trovate, il selettore di fuoco diventa veramente un'arma devastante. Ovviamente dalla corta distanza. Questo perché dalla lunga distanza è comunque difficile riuscire a colpire il nemico. Anche se le mettete il calcio standard, che adesso va bene, non ho messo, ma ce l'ho qui. Comunque anche col calcio standard rincula veramente tanto. Detto ciò, se devo darle un voto però, non posso che darle un 9 su 10. Questo perché l'arma è veramente, veramente forte. Soprattutto con la modalità di fuoco automatica, che la rende veramente una bestia. Passiamo alla M-Lock, che ce l'ho già, quindi non devo andarla a prendere. Allora, la M-Lock è un altro fucile. In questo caso è un fucile d'assalto, non è più una mitraglietta. A raffica. Come vedete spara 18 colpi. Scusate, ha 18 colpi a caricatore e spara a raffiche di 3 colpi che infliggono 22 di danno l'uno, mentre in testa sembrerebbe 44, quindi sembrerebbe che raddoppi il danno e quindi va bene, è in linea con tutte le altre armi. Come pro io posso assolutamente dire che fa un danno molto elevato, perché comunque come vedete con pochissime raffiche si può buttare giù il nemico. Come altro pro si può dire che il rinculo non è così esagerato, soprattutto comparandola con la Prowler. Come contro possiamo dire che il caricatore è veramente piccolo, ma l'hanno fatto perché sennò l'arma diventava troppo forte. Come vedete a livello massimo arriva alla bellezza di 30 colpi e 30 colpi inizia a diventare veramente veramente potente, proprio perché fa già un sacco di danno, fa già 66 di danno con una raffica. E potendo sparare 10 raffiche potenzialmente può fare 660 di danno. Capite bene che è un danno estremo. Detto ciò, vabbè, ok, il calcio standard come altro pro, col calcio standard e la canna la si può far rinculare veramente veramente pochissimo, perché come vedete con i potenziamenti al massimo non rincula niente. Ah, scusatemi, un contro che non ho detto, il mirino di base che a me assolutamente non piace. E detto ciò, consiglio da tenere con quest'arma: quando sparate a un nemico non miratelo mai alla testa, perché essendo un fucile a raffica, il primo colpo arriva alla testa, gli altri due se ne vanno a farsi friggere. Se invece voi lo mirate al corpo, guardate, vi faccio vedere, se lo miro alla testa il primo colpo va, gli altri due se ne vanno. Se lo miro al corpo invece lo colpisco con tutti e tre i colpi, come vedete. Se poi lo riuscite a mirare proprio al corpo nel punto giusto in cui lo beccate al corpo e pure alla testa, ancora meglio, perché fate un casino di danno in più. Però questa non è una cosa molto semplice da fare. Detto ciò, se devo darle un voto le do un bellissimo 8 su 10, proprio perché è un'arma molto potente. Allora, la Flatline è un fucile d'assalto molto buono. Devo ammettere subito che come contro ha un mirino di base che mi fa altamente schifo, mentre quello, il mirino non mirando diciamo, mi piace già molto di più. Riesco a usarla, infatti la uso molto meglio senza mirare. Detto ciò, l'arma di base rincula parecchio verso destra e verso sinistra, quindi bisogna correggerla parecchio per riuscire a colpire il nemico parecchie volte.
I colpi a caricatore non sono tantissimi perché 20 colpi comunque finiscono abbastanza velocemente e devo ammettere che l'arma comunque non spara rapidamente, però comunque essendo fucile d'assalto ci può stare. Come vedete fa 19 di danno e 38 in testa, quindi è quasi a livello della M-Lock. L'hanno semplicemente resa meno potente proprio perché essendo a fuoco automatico spara ancora più rapidamente. Detto ciò, come pro possiamo dire che una volta trovato il caricatore aumentato, che la porta a 30 colpi e magari anche il calcio standard, diventa un'arma molto letale. Io comunque senza il mirino non riesco a usarla, quindi aggiungo anche quando trovate pure un bel mirino, inizia a diventare un'arma molto molto buona, sia dalle brevi distanze, perché comunque fa tanti danni, sia dalle lunghe distanze, perché comunque come vedete, ok, non lo prenderò con tutti i colpi, però con parecchi colpi io riesco a colpire proprio perché l'arma non rincula tantissimo. Ma non rincula tantissimo neanche se le togliamo il calcio. Come vedete, rincula un pochino di più, ma è comunque controllabile. Non so quante volte ho detto comunque questa frase. Comunque, se le devo dare un voto, le do un 7 su 10, proprio perché non è un'arma estremamente potente, ma non è neanche un'arma scarsa.